ci sono elementi della manovra che rappresentano anche uno spazio ulteriore per la contrattazione di secondo livello con l'ampliamento della defiscalizzazione degli aumenti economici di secondo livello contrattati dalle parti sociali, quindi togliendo lo spazio anche per il salario erogato dalle imprese in maniera unilaterale. Vi sono però anche elementi di forte preoccupazione. In primo luogo sull'andare ancora a incidere sul versante pensionistico, sulle persone che hanno lavorato 40 anni che si vedono allungati di alcuni mesi la propria uscita dalla pensione. Ma quello che ci preoccupa di più, su cui abbiamo chiesto formalmente, vogliamo delle modifiche, è ovviamente nell'aver introdotto un tetto massimo di deroga a questa nuova normativa sulle finestre di 10.000 a livello nazionale per tutti quei lavoratori che sono andati in mobilità con l'uscita precedente dalle ristrutturazioni aziendali e che rischiano di trovarsi, ovviamente, aver allungato il tempo della pensione, quindi trovarsi paradossalmente senza né sostegno al reddito dell'ammortizzatore né senza pensione. Questo perché il numero di 10.000 è un numero che va modificato, che va assolutamente innalzato. Questo è questa volta perché va a colpire soprattutto la fascia più debole. L'altra questione, seguiamo con attenzione anche tutto il confronto sul taglio dei trasferimenti agli enti locali. Noi ovviamente stiamo già avviando i confronti con tutti i comuni per evitare che poi in prospettiva questi tagli abbiano una ripercussione ovviamente sulla spesa sociale. Ovvio che la filosofia dei tagli lineari non premia assolutamente le amministrazioni virtuose, i comuni o le regioni che hanno gestito in maniera oculata il proprio bilancio, quindi preferiremmo davvero una riflessione che vada a incidere più sui capitoli di spesa, non su una riduzione lineare che ovviamente mette sullo stesso piano chi non ha gestito bene con chi ha gestito bene. E, ovvio che c'è una questione che diamo molta importanza, l'abbiamo già affrontata con il sindaco di Bergamo nei giorni scorsi, che è la questione anche del ruolo dell'ente locale nei confronti del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, dove secondo la manovra economica il 33% delle risorse che attraverso grazie all'azionamento locale vengono emerse dal contrasto all'evasione rimangono all'ente. Noi abbiamo chiesto al Comune formalmente di costruire un apposito incontro e abbiamo ovviamente anche ha detto la posizione nostra che tutte le risorse che vengono acquisite dal contratto dell'evasione vanno ovviamente riversate per quanto riguarda la spesa sociale. Quindi c'è questo giudizio molto articolato evidentemente sulla manovra economica. Vi sono elementi che seppur timidamente vanno nella giusta direzione, vi sono alcuni elementi invece appunto di lampante iniquità su cui vanno definiti, poi li danno soprattutto sul versante della scuola e del pubblico impiego. Noi, e chiudo, siamo per rilanciare in maniera molto articolata elementi forti di modifica, ma siamo anche per discutere una volta per tutte anche un effettivo decentramento del ruolo di governo anche degli enti locali, anche della scuola. Solo così, a nostro parere, si può valorizzare maggiormente il ruolo dei lavoratori pubblici e degli insegnanti e solo così è possibile anche valorizzare di più il ruolo sindacale in una contrattazione decentrata che sappia produrre risultati di efficienza, ma al tempo stesso risparmi, ma al tempo stesso anche risultati economici nei confronti dei lavoratori. E quindi questo manderemo poi per sostenere queste posizioni, abbiamo definito una lettera al prefetto che porteremo a conoscenza poi anche tutte le parti politiche per sollecitare e innalzare l'attenzione soprattutto sul versante.
paralizzate da questa manovra economica.